Buongiorno, siamo nel cuore di Casal di Principe. È giusto dire il cuore perché ormai c'è una pista d'atletica nuova di zecca tirata a lucido e dove c'è una pista d'atletica c'è sempre un cuore che puzza. In questo caso è quello della Run Lab e qui a fianco a me, alla mia destra e alla vostra sinistra, c'è il presidente Agostino D'Alteri. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Martina. Lo conosciamo tutti, Agostino da sempre vicino alla famiglia di Videlano, soprattutto vicino a Marco Gascone, e attraverso lui ho avuto il piacere di avvicinarmi ancora di più alla vostra famiglia. Presidente, è bello ricominciare da questi piccoli gesti come quello di dare a una città, ad una realtà anche difficile, diciamo come quella di Casal di Principe, una pista d'atletica per una ripartenza, per riportare anche i più giovani a fare qualcosa a cui, diciamo, non sono più abituati. Sì, sì, noi siamo qui con gioia stamattina proprio perché riteniamo che eventi come questi siano importanti per la nostra associazione, ma soprattutto per il territorio, perché lo sport si fa con la passione, ma si fa soprattutto con le infrastrutture e con la presenza di aree adeguate sul territorio. Su questo territorio purtroppo per tanto tempo abbiamo reclamato la presenza di impianti di questo tipo. Finalmente, grazie anche all'impegno delle amministrazioni locali, siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato. Adesso è giusto che la cittadinanza risponda, ma soprattutto è giusto che l'associazionismo sportivo che è presente sul territorio dia le sue risposte. E per noi è un'opportunità, ma soprattutto una sfida che vogliamo assolutamente cogliere e che siamo pronti a portare avanti. Questa pista mi ha visto crescere, ma non solo me, anche altre atlete di buon livello. Ho corso due gare molto importanti e qui, oltre a tanti tanti allenamenti sotto la pioggia, contro il vento, con il mio allenatore che all'epoca era Tonino Andreozzi. E in bocca al lupo a tutti quanti e spero veramente che l'atletica riprenda un lancio esagerato, perché comunque mancano i talenti e si devono coltivare. Quindi in bocca al lupo alla Run Lab e al loro vivaio. Ecco, importanti iniziative come questa, e viene da un passato importante sia atletico sia diciamo di dirigente, perché comunque parliamo anche con il presidente dell'Arca Atletica Versano, che è stato anche insignito, ricordiamo, dal CONI della Stella d'Oro, se non sbaglio, Stella per d'oro, i 50 anni di attività, e quindi un passato importante al fianco dei giovani, ed è da qui, da una pista, voler ritrovare un'attività importante come quella dell'atletica leggera, che bisogna partire. Per Casal di Principe abbiamo, dico noi, ma questa scommessa l'ha vinta l'amministrazione comunale prima di noi altri, perché sono stati loro a volerlo e a realizzare questo impianto che è un gioiellino. La nostra zona ne aveva bisogno. Peraltro io sono uomo di questo territorio, quindi per me assume un valore particolarmente forte questo di stamattina, questa inaugurazione di questo impianto, perché so cosa significa avere un impianto del genere in una zona come la nostra, dove non c'è tanto, le opportunità per i ragazzi non sono tante, per cui avere un ulteriore impianto a Casal di Principe per noi diventa un riferimento certo per le nuove generazioni, per portare tanti ragazzi a fare attività sportiva. C'è anche un campo di calcio, ma noi ovviamente da appassionati ci concentriamo su quella che è la pista d'atletica, perché l'atletica che deve risorgere, l'atletica che deve rinascere, deve farlo proprio da qui, da Casal di Principe. Certo. Nicola, voi avete sempre dato un grande aiuto all'atletica leggera, in particolar modo quella su strada, quindi quella destinata al master. Adesso si parte dalla vera atletica, noi l'amiamo definire così perché è da qui che bisogna cominciare. Certo, assolutamente sì, anche perché in progetto ci stanno grandi idee, insomma, stanno per maturare, perché vogliamo dedicarci molto al settore giovanile, e quindi la pista per noi dovrà essere sicuramente il punto d'appoggio per far sì che questa cosa vada avanti, quindi sarà molto molto importante. Secondo me questa struttura della
tantissime soddisfazioni. Ovviamente al mondo libero dello sport, a chi vuole fare sport nel tempo libero, e tanta aggregazione e secondo me anche solidarietà, perché no? Grazie Martina. A noi di Vidrano.it le emozioni sono sempre piaciute, siamo partite da quelle emozioni e tu sai benissimo che al mio fianco c'era e ci sarà sempre una persona che viveva di emozioni, di passione, che oggi avrebbe apprezzato tantissimo, sarebbe sicuramente voluto essere qui e noi l'abbiamo portato qui sempre con noi ad inaugurare questa bellissima giornata. Se posso aggiungere, oggi è proprio San Marco, è un nome che noi sta nel cuore. Ciao Marco. Non possiamo che chiudere con colui che seguirà in futuro, perché ancora dobbiamo trovare la squadretta, ma ci sarà il gruppo giovanile. Vittorio Perrotta qui con noi, e tra l'altro anche lui, ma come del resto non può che essere così, un uomo di sport che viene da un passato sportivo e sarà una guida per i futuri sportivi. Sì, io faccio atletica dall'83, quindi sono molto addentrato in questo sport. E in questo caso per i ragazzi dobbiamo fare un grosso lavoro, perché dobbiamo cercarli, diciamo, invogliarli a fare l'atletica leggera qui a Casal di Principe con la Runner Lab. Quindi questo è uno dei nostri compiti, quelli sia di cercare e quelli di istruirli all'atletica leggera. Inaugurazione qui campo di Casal di Principe, Angelo Scalzone, un grande in bocca al lupo a Davide Ran, da me, dall'altra metà del cielo, Marco Gascone, auguri a tutta la Lab. Grande giornata.